Ascolta, cominciamo a Verona allora. È venuto a basso un'ora fa. E in poche parole per noi ci ha portato picche. Nel senso che il giorno 16 si troverà col ministro a Roma e approfondirà il discorso. Però ci ha detto da subito che approfondirà il discorso del caro gasolio, approfondirà il discorso del taglio per le banche piccole e demolizione. Però quello che ci interessa a noi, la legge comunitaria, il decreto comunitario del 404, ci ha dato subito picche. Il regolamento che non va, che non va, quindi il regolamento quello resta. Quindi con queste parole qua impedisce alle imprese di lavorare. E quindi voi adesso cosa, come pensate di muovervi? Noi domani mattina facciamo una riunione in consiglio comunale. Ho chiesto a Salvagno la sala, quindi ci sarà un consiglio, sarà il consiglio comunale, una riunione. E da domani prenderemo atto della decisione della Valeria. Cosa fare? Quindi vi trovate domani per decidere come continuare questa vertenza? Mi sento male Andrea. Dico che praticamente domani vi incontrate, fate una riunione della manerina di Chioggia presso la sala consigliare del comune di Chioggia. Sì, c'è la manerina di Chioggia, dopo ci sarà anche la fine, ci sarà varie il Veneto. Quindi qui siamo andati oggi a fare a manifestare qua a Verona. Ci sarà tutto il Veneto domani e prenderemo posizione dell'assemblea che faremo domani. Consigliere Lucio Tiozzo, ci racconta un po' come è stato l'incontro a Verona? Ma è stata una giornata con punti positivi ma tanti altri negativi. Allora parto dai negativi, nel senso che sostanzialmente il ministro non si è preso impegni, diciamo, precisi rispetto alle questioni impellenti che ponevano i pescatori, in particolar modo tutta la vicenda delle norme comunitarie, la sospensione delle direttive comunitarie. La cosa positiva è che invece si è impegnato il 16 di febbraio di convocare la conferenza delle regioni dell'Alto Adriatico, quindi per la prima volta viene accettata l'idea che ci sia una particolarità, diciamo, del nostro mare e del nostro modo di pescare, e quindi affrontare in maniera più settoriale i problemi legati al comparto della pesca dell'Alto Adriatico. Quindi da una parte, insomma, i pescatori molto probabilmente, giustamente, si aspettavano risposte impellenti, immediate. Su questo fronte mi sembra che ci sia uno spiraglio sul fronte del gasolio, caro gasolio, e tutta la partita dell'IVA e quant'altro, ma sul fronte invece della normativa comunitaria aspetta di dare risposte più concrete una volta che avrà vagliato il documento che è stato presentato. Anzi, sono stati presentati due. Uno era una lettera dell'assessore Manzato e uno è il famoso documento che abbiamo, diciamo, sottoscritto a tutte le forze politiche in seno al Consiglio regionale. Sono stato assieme a Salvagno, Maurizio, il vice sindaco, testimone, ecco, di questo incontro, seppur rapido, comunque, insomma, che ha prodotto questo risultato. Stamattina quindi eravate voi, il consigliere regionale Lucio Tiozzo, il vice sindaco Maurizio Salvagno, l'assessore regionale Manzato e il ministro, giusto? Sì, poi c'erano tutte le associazioni di categoria, Lega Pesca, Federpesca e quant'altro, però lì abbiamo fatto un presidio sostanzialmente, mentre l'incontro con il ministro è venuto in maniera ristretta, perché insomma era un momento di presentazione della fiera dell'agricoltura, ma in un contesto più largo, ecco. È stato un convegno e in quel contesto abbiamo presentato le istanze della marineria veneta. Domani c'è un altro incontro in consiglio della marineria di Chioggia? Hanno convocato domani alle ore 10 il consiglio, una riunione per informare i pescatori sul risultato prodotto. Va bene, grazie consigliere. Niente.